C'è una battaglia, quella che combattiamo con i sindaci, con i nostri esponenti nelle regioni, ma c'è una battaglia anche in Parlamento, dove la Lega dei Leoni, i Leoni di San Marco sono anche in Parlamento. E allora chiamo Fedriga, Massimiliano vieni qua! È lui o non è lui? Peraltro tra poco avrà una battaglia nella sua regione con una che ci sta sulle palle, ma adesso ce lo spiega, va! Ciao Veneto, forza Lega! Guardate che oggi non siamo qua per festeggiare, siamo qua per combattere. Ci stanno invadendo e guardate che l'invasione di cui tanti hanno parlato oggi non è soltanto un'invasione con la quale ci stanno fregando soldi, nella quale le cooperative, le associazioni amiche di Renzi e dei vari Alfano ci rubano miliardi di euro ogni anno. Solo lo scorso anno 3 miliardi di euro uscite dalle tasse, dal sudore, dalla fatica dei nostri cittadini per andare nelle tasche degli amici del governo. Ma questa è anche un'invasione culturale. Vogliono annientare le nostre radici. Ci stanno mandando musulmani estremisti per colpire la nostra storia, per colpire le nostre difese. Quando annientano la nostra cultura, annientano ogni singolo individuo e siamo alla mercé di qualche lobby o di qualche potente mondialista che decide cosa fare della nostra pelle. Non a caso la battaglia che loro stanno portando avanti insieme è quella di cui Massimo ha parlato prima, quella del gender, di dire che non esiste più uomo e donna, ma esiste un insieme sconfusionato di individui che decidono. Quando crescono decidono se essere uomo, se essere donna, se essere un misto. Perché? Perché vogliono annientare la famiglia, che è il nucleo che difende la nostra società. E la Lega difende la famiglia naturale. La Lega dice con chiarezza che ognuno nel proprio letto faccia quello che vuole, ma un bambino deve avere un papà e una mamma. Non esiste che qualcuno vada a trattare i bambini, gli esseri umani come merce, prende gli uteri in affitto e poi due uomini fanno finta di essere due mamme. Non ci sto, non ci stiamo. E vorrei sapere dove sono, che fortunatamente credo sia una minoranza, quei vescovoni che dicono di accogliere tutti i clandestini e non difendono la famiglia. Alzate le voci per difendere la famiglia, non per difendere i clandestini e le varie cooperative che ci lucrano e ci guadagnano. Adesso poi il governo in questi giorni ha fatto un'altra porcheria vergognosa e per questo martedì saremo sotto il Ministero dell'Economia. Il governo, voi pensate la follia di questo matto di Firenze che pensa solo a regalare i soldi ai suoi amici, ha deciso adesso di rubare perfino il fondo agli esodati. Adesso gli esodati, persone che grazie alla legge che hanno votato Partito Democratico e tutta la maggioranza del governo, quella vergognosa riforma Fornero, sono stati abbandonati dopo che hanno firmato un accordo davanti allo Stato, un accordo davanti alle istituzioni, e gli hanno detto bene, quell'accordo non valeva niente, adesso tu rimani senza un euro, senza lavoro, senza pensione, senza niente per mantenere te stesso e la tua famiglia. La Lega cosa aveva fatto? In mezzo a questo disastro che hanno combinato, abbiamo fatto la battaglia perché perlomeno venga creato un fondo che vada a tutelare questi casi. Il governo, stando zitto, senza l'avallo nemmeno di un voto in Parlamento, cosa ha fatto? Ha deciso di fregare quei soldi agli esodati. Adesso o cambiano oppure altro che proteste, noi gli occupiamo tutte le sedi perché basta fregare i soldi ai cittadini. E per questo dicevo che siamo in guerra, perché guardate, loro hanno armi che sono quelle della comunicazione e soldi, tanti soldi. Noi abbiamo la gente,
Noi abbiamo il popolo che pensa in modo normale e non pensa invece che Renzi sia un genio perché frega i soldi. Il popolo che produce, il popolo che lavora e il popolo che è stato fregato da questo governo. E allora queste battaglie dobbiamo portarle avanti insieme. Perché guardate, se prima o poi ci manderanno a votare, perché questo è il terzo governo non eletto, dobbiamo convincere persona per persona, in modo democratico e pacifico, ma di mandare a casa calci in culo chi sta fregando la nostra gente. Perché è nostra responsabilità difendere e difendere i nostri figli. Colpevole, e concludo, non sono solamente quei delinquenti che stanno dall'altra parte, ma colpevole è anche chi sta zitto e non dice niente. Quindi chi fa finta di niente non è che vive fuori dal mondo. Si rende compartecipe del disastro che stanno facendo alle nostre genti. Quindi insieme combattiamo, ognuno di noi ha un ruolo. Da quelli che incontriamo in bar convinciamo, a quelli nel supermercato, ai vicini di casa. È una battaglia di libertà. Lottiamo insieme fino alla libertà. Forza Lega, forza Veneto e forza Matteo Salvini. Grazie. Grazie a Massimiliano Fedriga.